Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Ultrasole! Nello scorso episodio abbiamo catturato due tacchini fiammeggianti giganti e una barchetta strana a forma di luna rosa barra magenta. E in questo episodio andremo a catturare altri Pokémon leggendari, aggiungerei ce ne mancano 32, quindi, come al solito, vi lascio qui il primo viaggio. E non sto parlando in post registrazione, quindi non so perché sto dicendo vi lascio qui. Il primo ultra viaggio comunque. E nel frattempo vi ricordo come al solito di rispondere alla domanda del giorno, di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace o un non mi piace. E mamma mia, rosico ancora di più ogni volta che vedo questo ultra varco, perché non possiamo avere la tuta dell'ultra pattuglia, assolutamente no. È una cosa privata che possono avere solamente loro, oppure noi quando viaggiamo negli ultravarchi, ma che non possiamo avere qui perché è ricoperta da particelle ultraspaziali velenose, non ne ho idea. Datemi una ragione per cui non dovrebbe esserci questa cosa da indossare normalmente. Comunque, andiamo avanti. Ovviamente cerchiamo i vari ultravarchi di livello 4 e di livello 3. Spero finalmente di andare in un ultravarco verde di livello 4, perché, ripeto, è lì che è possibile trovare i Pokémon leggendari non legati ad altri Pokémon leggendari, tra virgolette. E comunque, una piccola precisazione che ho sbagliato nei precedenti video. Non devo per forza entrare in quelli di livello 3 o di livello 4. Teoricamente anche il livello 2 andrebbe bene, ma è molto più difficile trovare Pokémon leggendari in ultravarchi di livello più scarso, insomma. Quindi se davvero mirate i leggendari, livello 4, livello 3, fine. Non livello 2, ok? Se volete però farmare i Pokémon Shiny, livello 2 è perfetto, quindi nessun problema. Inoltre, dovete essere come minimo decenti a questo minigioco, ok? Perché superati i 4500 anni luce... Oh, un altro rosso! Che ho mancato! Ah, dicevo, superati i 4500 anni luce... È possibile trovare molti più ultravarchi rossi o verdi o blu o gialli di livello 4. E comunque finalmente ecco il primo livello 4 verde, che è un Pokémon leggendario. Lo capisco dal fatto che non ci sta il coso di terra strano. Comunque, avverti la presenza di un essere che emana una forza impressionante. Ok, che Pokémon è? Oh, si vedrà qua? Oh! Non ho mai catturato lui, perché ho sempre avuto... Y, o almeno Pokémon che... Ah, va bene, perfetto. Ok, salvo un attimo e poi torniamo qua. Ah, che bello, mi sento davvero, davvero pieno di vita. L'avete capita? È una battuta. Ah, comunque, ecco qui Xerneas, il Pokémon cervo, mascotte di Pokémon X. È un Pokémon sublime, è bellissimo ed è pure molto forte. Allora, se usasse la sua mossa peculiare, vi vorrei mostrare una cosa interessante. In ogni caso, la sua abilità, Aura Folletto, potenzia le mosse di tipo folletto di chiunque è in campo. Quindi occhio. Nel frattempo ha un catch rate di 45, quindi devo anche sbrigarmi perché probabilmente riuscirò a catturarlo prima di dire ciao. Allora, Xerneas è basato un po' come i Veltal e come Zygarde su un animale presente solo Yggdrasil, anzi su 4, ok, bene, fuggi. Eccola qua la mossa peculiare, comunque, i cervi dello Yggdrasil. Non ricordo bene cosa rappresentano quei cervi, così come non mi ricordo cosa... rappresenta Jormungandr, che sarebbe l'essere mitologico su cui è basato Zygarde. Però mi ricordo quello di Veltal, però non ve ne parlerò perché non mi va. Ma boh, in ogni caso, è forte in cosa? Beh, si usa con geocontrollo. E geocontrollo al turno dopo aumenta l'attacco speciale, la difesa speciale e la velocità, come vedrete adesso.
Disernias. Quindi se lo volete usare in competitivo, prego, usate Vigor Erba e demolirete un bel po' di persone, visto? Aumenta di molto tutte le sue statistiche speciali più la velocità. È buona, è davvero davvero molto buona, soprattutto se appunto usate Vigor Erba. Curiosità su Xerneas, stranamente ha due forme, una delle quali non può essere mai usata in battaglia, che vedrete adesso. In ogni caso, si dice che possegga il dono dell'immortalità e che possa darlo ad altri Pokémon e persone. Inoltre, dopo aver fatto ciò, deve riposare per 1000 anni sotto forma di albero. Già. Quindi non importa però, perché l'abbiamo catturato ed ecco qui la sua forma spenta. Già, non ho ancora capito, e nessuno ha capito in effetti, del perché sia spento. Ma è spento, non voglio dare soprannomi, ciccio, uno Xerneas mi basta e avanza, ok? E vediamone un po' le statistiche, così evitiamo di andare nei box più tardi. Allora, è timido, non è affatto male, comunque potete notare, ha anche un attacco fisico potente. Ma dato che la maggior parte delle mosse folletto sono speciali, tipo tutte tranne carineria, vi conviene davvero tanto usarlo come attaccante speciale. Inoltre, la velocità non è per niente male, usatelo, ok? È un cervo, non è di tipo erba, abbiamo già altri cervi di tipo erba, basta. E dunque, abbiamo già finito Xerneas, però ripeto, catch rate di 45, quindi non è così complesso. Quindi ci vediamo al secondo Pokémon e, dovessi riuscire a catturarlo molto in fretta, anche in questo episodio ci saranno 3 Pokémon leggendari e non 2. Cosa che... Mi piace. Ci mancano adesso 31 Pokémon leggendari? Sì, perfetto. Ci vediamo tra poco, Vetti! Yo! Altro verde di livello 4! Perfetto! E dunque, ecco qui... Ed è un altro leggendario? Sì che lo è! È un bellissimo, inimitabile e potente, forse... Io odio questo Pokémon. Ok, va bene. Non è affatto male, ma tra i due non mi piace per niente questo. Salvo e a tra poco. Prima mi sentivo pieno di vita e adesso ho tipo tanto tanto caldo. Quindi affrontiamo... Reshiram, che è necessario per catturare anche un altro Pokémon leggendario. Ovviamente mi fa brutto colpo, in ogni caso, di tipo Drago Fuoco con l'abilità Piroturbina, che ha lo stesso effetto di Rompiforma, è molto forte in attacco speciale, quindi attenzione. Reshiram, appunto Shiro, bianco, appunto, è il Pokémon bianco verità, appunto Shiro bianco, Inoltre la parte re del suo nome, leggo da qui, è stata messa per dare un nome più morbido rispetto allo Ze di Zekrom, che invece si trova su Pokémon Ultra Sole. No, su Pokémon Ultra Luna. Inoltre mi sento molto confidente perché anche Reshiram ha un catch rate di 45 o di 30, qualcosa del genere. Quindi non dovrebbe essere troppo complesso da catturare, ok? Ora però mi manda KO. Incrofiamma è la sua mossa peculiare, eventi esclusi se non ricordo male. In ogni caso, è forte. Non quanto la sua altra mossa peculiare, ma è forte. Se volete catturarne uno, prego. Allora, devo essere sincero, a me non piace molto Reshiram. Appunto per questo ho fatto 2 let's play Pokémon di quinta gen che riguardavano Pokémon nero, Pokémon bianco dove c'è appunto Zekrom e Pokémon nero 2 dove non c'è Reshiram. A me non piace Reshiram, ok? Preferisco 100 volte Zekrom. Però se devo catturare questo Reshiram, catturiamo questo Reshiram. Ok, finisce l'inibitore ma non mi interessa, usiamo un'altra Ultra Ball. Devo ancora fare rifornimento di Pokéball, quindi dovrò farlo a breve. E vai, Ultra Ball! Inoltre, questo posto qui dovrebbe essere considerato una grotta. Ergo, lacerazione, grazie mille. Proverò ad usare una Scuro Ball, speriamo che funzioni. E basta, che altro dire su Reshiram? Niente, è una viverna. Ok, basta,
le persone che dicono che Reshiram è un drago si sbagliano davvero di tanto. Ha le ali collegate alle braccia. Quindi è una viverna. Zekrom ha ali ed ha braccia. Quindi sono due Pokémon diversi. Ok? Quindi anche il tipo dovrebbe essere diverso. È una viverna, non è un drago, nonostante ciò è un tipo drago. Però posso capirlo perché non possono creare il Pokémon viverna, sarebbe una cosa molto stupida in effetti. Anche perché draghi sopra viverne, sempre e comunque. Allora, Leucothea, beccati questa Scuroball. Cioè, non Leucothea, Reshiram, beccati questa Scuroball, vai! L'ho paralizzato almeno? Credo di sì. Comunque, stai attenti a non sconfiggerlo, ha lacerazione, ma pff, non dovrebbe farci quasi nulla. Vediamo un po', forse abbiamo una mossa non molto efficace. Geloraggio è efficace, canto effimero è efficace, palla ombra è efficace, forza lunare è efficace. Non possiamo fargli niente. Potrei, sì, perché no, a questo punto vai. Ricca, dov'è? No, no, revitalizzante su Zans. Nel frattempo, volevo solamente dirvi che abbiamo avuto fortuna, forse, perché abbiamo trovato due Pokémon che hanno un catch rate più alto del normale rispetto agli altri Pokémon leggendari. Mentre nello scorso episodio, tutti e tre avevano un catch rate di 3. Quindi, buon per noi. Allora, dovrebbero essere passati abbastanza turni, quindi vai Timer Ball, perché la Timer Ball è forte. Potrei sì indebolirlo ancora di più, ma non posso finché non mando Sans. Quindi uno e fuga, ovviamente. Ok, lacerazione, fammi un bel brutto colpo. Ok, mi sa che qualcuno qui è costretto a mandare in campo Sans e rischiare di essere mandato KO grazie a un Drago Pulsar che potrebbe arrivare, ma che probabilmente non arriverà. Extra senso, che è peggio forse. Ouch, ok, perfetto, bravissimo Sans che hai retto. Ora, dovrei essere più veloce, andiamo di falso finale e vai, falso finale. Qualche altra cosa da dire su Reshiram? Haha. Credo non ci sia nient'altro da dire. Sì, si può catturare sulla torre Dragospira se mancate di catturarlo nel suo gioco, ma nient'altro da dire. Timer Ball, catturiamolo. Fine del Pokémon leggendario. Passiamo al terzo e ultimo Pokémon leggendario della giornata. Appena riesco a catturarlo, ovviamente. Non so perché sia così fissato sul non farsi catturare, dato che a quel range di vita dovrebbe essere molto fattibile catturarlo, ma ehi, chi siamo noi per decidere quando catturare i Pokémon leggendari? Se non ripeto coloro che possono letteralmente riavviare il tempo per catturarli quante volte vogliamo? Appunto, dai Leucothea! Ok, allora, andiamo di Timer Ball, ne abbiamo solamente 9, dopo questo Pokémon devo per forza andare a fare rifornimento, e quindi 1, 2... E 3 e 4. Perfetto, catturato Reshiramu. Sì, il nome giapponese è Reshiramu, come quello di Zekrom e Zekuromu. Comunque, io non posso catturare Kyurem qui, ma posso prendere un'altra cosa che ho completamente dimenticato di prendere. Ouch, pensavo di averlo già preso. Ok, c'è un evento che dovevo ancora mostrarvi. Ve lo mostrerò quando andrò a prendere Kyurem, però. Quindi torniamo nel nostro mondo e faccio un piccolo taglio perché appunto devo curarmi, devo prendere strumenti. A tra poco. Ed eccolo qui, portale di livello 4, blu. Nel frattempo mi sono completamente dimenticato di dirvi una cosa riguardo Reshiram, Zekrom e Kyurem, ma lo ripeterò quando lo catturerò. Allora, sono basati tutti e tre su lo Yin, lo Yang e lo Zetsu del taoismo. Non so come ho fatto a dimenticarmene la cosa più basilare di questi tre. Comunque, che Pokémon leggendario sei? Ok, perfetto. O è lei o è lui. Taglio e ci vediamo tra un attimo. E dunque, a quanto pare è il masculo, quindi affrontiamo l'unico. Fermi, mi sono curato i Pokémon. Perfetto. È inimitabile, il velocissimo, il pensatore. Ah,
i feels di questa host. Comunque Latios, di tipo drago psico, abilità levitazione, estremamente forte in attacco speciale. Quello fisico non è male, ma quello speciale è molto più alto. Molto veloce, infatti nel Pokédex viene espressamente detto che Latios, ripiegando le gambe e le braccia, può volare più veloce di un jet. Nonostante abbia 110 di velocità, quindi non sia così veloce, ma in ogni caso è forte. Cosa importante da dire? L'origine del nome. La parola latina Lateo sembra essere la più probabile, tra virgolette, come origine del nome. In ogni caso, il suffisso OS è stato inserito per appunto differenziarlo da lati as, in quanto lati os è maschio e lati as è femmina. Piccola curiosità sul lati as, che non vedremo in questo gioco perché è esclusiva di Pokémon Ultraluna. Originariamente Latias e Blaziken erano un unico Pokémon, andate a controllare, è vero. Inoltre Latios ha un catch rate di 3. Quindi è il Pokémon più difficile che incontreremo oggi, perché abbiamo incontrato altri due Pokémon che avevano 45, quindi sì, sì. Ok, vai Celtas. Allora, altra cosa importante, Latios in terza gen era un Pokémon vagante. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che dovevate cercarlo, e se non volevate usare la Master Ball, dovevate catturarlo con malo sguardo, oppure cercandolo ogni volta. Mamma mia, ovviamente evita l'attacco. Mamma mia, che fortuna che l'hanno messo come Pokémon stazionario. Oh, mamma mia, davvero. Dopo aver fatto quella pazzia in Pokémon Soul Silver, dove c'era anche Latios come Pokémon vagante, fortuna che hanno tolto i Pokémon vagante dalla quinta gen, perché seriamente sarei impazzito, sarei davvero impazzito. Comunque, Ultra Ball, che non funziona a quanto pare. In ogni caso, che altro dire su Latios? Si può Mega Evolvere, è uno dei protagonisti nel film numero 5 di Pokémon Heroes. E poi basta. Non avrei nient'altro da dire. Potrei parlarvi un po' del film? Perché no, a questo punto. Comunque, Pokémon 5 Heroes, ottimo film. Nonostante molti lo abbiano declassato come quasi ultimo, non so neanche il perché, però è davvero davvero un ottimo film. Andate a guardarlo, Pokémon... si chiama Pokémon 5 Heroes. Comunque riguarda appunto Latios, Latias, di come Latios sia il fratello di Latias. Però c'è anche un altro Latios che è il padre di Latias, anche se in realtà i Pokémon leggendari non si possono accoppiare. È un po' un casino. In ogni caso sappiate che Latios è davvero stupendo, ed è uno dei pochi Pokémon la cui forma shiny non mi dà fastidio. Già, tanto per dire... per dire. Comunque, abbiamo già finito di parlare di Latios. Se non che è estremamente intelligente, può comprendere il linguaggio umano come tutti i Pokémon, a quanto pare. Perché tipo tutti i Pokémon che ha, non lo so, Ash capiscono quello che vuole dire lui. Un attimo, tutti i Pokémon capiscono il linguaggio umano. Perché tutti i Pokémon capiscono quando usare azione o altre mosse. Quindi non ha senso specificare che Latios capisce il linguaggio umano. Vabbè, in ogni caso, catturatelo. È forte, in competitivo spacca. Non troppo, ma spacca. Oh no! Oh no! Tu hai psico... questo non me lo aspettavo. Celtas ovviamente KO. Perfetto, Latios ha psicotransfer. Dovreste averlo intuito da quello che avete visto adesso, ma psicotransfer trasferisce la paralisi. Ciò vuol dire che devo fare una cosa molto ingegnosa per catturarlo. Devo resuscitare Celtas, devo riparalizzare Latios, quindi devo anche curare Celtas al massimo, e poi mandare Leucothea, perché un Pokémon paralizzato non può usare psicotransfer per trasferire un altro stato a un altro Pokémon che ha già una condizione di stato. Ciò vuol dire che adesso devo resuscitare Celtas, oppure lanciare una... dov'è? Una Scuro Ball? Una Scuro Ball, eccola qua. E sperare in bene, quindi vai, Scuro Ball! Dai, per 3, e ovviamente no. Dovrò usare una chiappa and roll, molto probabilmente. Fortunatamente dovrebbe avere pochi abbaglianti, quindi sto davvero, davvero a posto. Oh no, mi riduce la difesa speciale, come farò mai? Ok, adesso, vai Celtas, colpiscimi ma non farmi troppo male. Prova ad usare psicotransfer, sarebbe l'ideale in effetti. Dai, Celtas! E usa... ma tu sei pro! Ok, non... oh, perfetto, adesso abbiamo davvero, davvero, davvero risolto.
Non può usare psicotransfer se mando adesso Leucothea. Quindi stiamo davvero a posto. Ok, perfetto. Vai, Leucothea. Però deve reggere i colpi, quindi dobbiamo stare comunque attenti. Anche perché, quando è vero che Dragospiro ha parecchi punti potenza, idem per Dragopulsar, Abbagliante non ne ha così tanti. Quindi, andiamo di Timer Ball, perché dovrebbe essere ora. Ah, capita? E vai! Uno. Ora esce, lo sapevo. Vorrei evitare di usare la chiappa in roll. Facciamo una cosa, arriviamo a 40 timer ball e poi usiamo la chiappa in roll. Perché abbiamo capito che è utile, ma non voglio uber abusarne, ok? Psicotransfer fallisce, caro, che ti ho detto. Fortunatamente io conosco le meccaniche di questo gioco. Tu inoltre dovresti aver finito gli abbaglianti, quindi non puoi davvero toccare Leucothea. Uno, due, esce, ora. Oh, ok. Vi spiego perché dico esce ora. Perché la logica del contrario, quando un Pokémon si pensa... Ah, comunque, ora tu uscirà della Pokéball. Esci. Ah, no, dai, la logica del contrario non funziona alla fine, a quanto pare. Ok, non mandarmi KO con Abbagliante, please. Ok, ora devo per forza curarmi. Hypa Potion Hiru. Perfetto. Allora, dovrei stare a posto? Non puoi più colpirmi, credo? Esatto, perché hai finito Abbagliante. Allora, andiamo di un'altra Timer Ball e poi vediamo un po' se usare davvero la chiappa in roll oppure no. Ah, fortunatamente ci sono solo altri due Pokémon che possono curarsi, da quello che so. Leggendari, intendo. Quindi dovrei stare davvero a posto. Andiamo, ancora Timer Ball! Che possono curarsi di status e di PS, intendo. Inoltre dovrei avere abbastanza... Sì, perfetto. Dovrei avere abbastanza a chiappa and roll da catturare anche quegli altri Pokémon leggendari, che poi vedrete. In ogni caso, uno, due, catch rate di 3, quindi non l'ho catturato. Ok, basta. Basta. Strumenti, dov'è? A chiappa and roll ne abbiamo 9. Prego, ne ho trovate altri 2. Sì, lo so, fortuna. Potere Rotom attivato, Rotom. Ok, perfetto. E adesso hai finito, mi sa, le mosse. Non puoi più colpire i Pokémon di tipo folletto. Timer Ball. E dovrei aver risolto, forse, spero. Allora, la chiappa and roll dovrebbe aumentare la possibilità di cattura. Quindi, scuoti la Pokéball, Latios. Uno. Due. Tre. Ah, dai! Mi tieni sulle spine. Uffa, perché non mi vuoi tenere sulle spine? Comunque, in questo gioco è possibile trovare Uxie. Perché vi dico questo? Uxie di norma ha la mossa Sbadiglio. Ciò vuol dire che, se volete catturare un Pokémon leggendario, vi conviene davvero tanto usare un Uxie, appena lo troverete ovviamente. Oppure, se avete un Pokémon che può addormentare gli avversari, prego, ricordo che il sonno è 10 volte meglio... No, vabbè. È 0,5 volte meglio della paralisi. Perché quando è vero che la paralisi aumenta nella formula di cattura di 1,5, il sonno aumenta di per 2. Ciò vuol dire che a questo range, con tutto quello che io ho messo, con la timer ball e con la chiappa and roll, dovrebbe essere con la con il sonno circa 18%, quindi è molto più alto di altri calcoli che si possano fare qui. Quindi vai, timer ball. Davvero non vuole essere catturato sto coso, eh? Ah, Dragospiro non ha effetto, caro. Ho mandato apposta Leucothea, così non puoi neanche usare psicotransfer. Vai. Fatti catturare. Anzi, non farti catturare. No? Esci? Esci? Ah, no, non dovevi uscire. Ah, davvero sono costretto a fare un taglio? Non mi va. Vabbò, ok. 4 Pokéball. Se c'è il taglio da fare, faccio il taglio. Uno. Esci! 3 Pokéball. Se c'è da fare il taglio, faccio il taglio. Timer Ball. Nah, dai, pensavo che lo stare zitto... sta finendo i punti potenza. Questa è una cosa molto brutta. Fortunatamente Psicotransfer dovrebbe averne parecchi di punti potenza, però dai. Allora, scuotiti almeno una volta! Ho capito che vuoi darmi fastidio perché ho catturato gli altri due molto facilmente, ma dai, scuoti almeno una volta. Finché non scuoti almeno una volta non faccio il taglio. Ora mi impunto. Latios, fa
fatti catturare! Ok, almeno un giro l'ha fatto. Ah, perfetto! Catturato Latios, finalmente! E ora ce ne mancano solamente... 3, 6, 7, 8... 29! Yay! comunque, voglio appunto mostrarvi Latios. Credo di non avervi mostrato Reshiram, quindi comunque dovrò tornare al centro Pokémon. Non è un problema. E poi basta. Latias si trova sempre qui nell'ultravarco blu di livello 4, però in Ultra Luna. La maggior parte dei Pokémon unici hanno la loro controparte nello stesso ultraportale, quindi se vi interessa, tanto per dire. E questo credo sia... No, fermi, non è il primo. E un... Wow, guardate, allora, stop. Mi contraddico in questo istante, perché Ho-Ho è vero che si trova in quello rosso di livello 4, ma la sua controparte, Lugia, che si trova solamente in Ultraluna, infatti Ho-Ho è esclusivo di Ultrasole, si trova nell'ultravarco blu di livello 4, quindi mi sono sbagliato. Bene, non è importante, adesso controlliamo un attimo questi Pokémon e poi finiamo l'episodio, perché sono un po' stanco. Catturare? Sto registrando tipo tutti i leggendari di seguito? No, va bene. Ho registrato gli ultimi 6, quindi... sì. Comunque, vediamo un po' come sono fatti i nostri bellissimi Pokémon con la F. Allora, natura timida l'abbiamo già visto. Reshiramu invece di natura... Ok. E Latios di natura... Ok, perfetto, abbiamo fatto. Quindi, noi ci vediamo nella prossima parte di Pokémon Ultra Sole, dove cattureremo altri 3/2 leggendari. Ciao, see you next time, burp.